Buongiorno, buona giornata e buon fine settimana. Siamo ragazzi a meno uno. Domani finalmente ci sarà il mio primo giorno da 26 anni, quindi poi domani arriverà il video. Intanto in questo sabato 25 luglio 2020 è ora proprio come. Non lo so, vabbè, insomma, come l'orario fisso, diciamo che scocca in questo momento le 11 puntuali. Il motivo del video di oggi, come vedete dall'immagine di copertina del video, voglio parlare di una mia cara amica che ha aperto da poco proprio un blog, Maria Cellamare. Hashtag creativa con lo slogan Penso che la vita sia arte stessa. Maria, dando così un mio pensiero per quando la conosco, sicuramente è un po' come tutti quanti una fonte di ricchezza. Ovviamente per quello che fa ci mette tutta la sua passione, si prodiga veramente tantissimo. Poi il sito che è appunto Maria Cella, mcellamarecreativa.simplesite.com, poi magari metterò via Facebook proprio il sito. Potete trovare in questo blog ritratti, caricature, lavori su commissione, sassi e fermacarte da collezione, senza dimenticare appunto che la nostra cara Maria è una pittrice grafica ed illustratrice. Mi stava mangiando la parola. Ora vi leggo il suo bozzetto che ha scritto: amo il mio lavoro e pensando che la vita sia arte stessa, ci metto tutta l'arte e la passione in quello che faccio. E in ciò che sono, dipingo da più di 30 anni con entusiasmo, ricercando nella cura di particolari il miglior risultato. Adoro accontentare il cliente per una gioia e soddisfazione reciproca. Quindi mi raccomando, se avete bisogno di queste cose, quindi ritratti, caricature, lavori su commissione, sassi e fermacarte da collezione, non sapete cosa regalare alla vostra ragazza o al vostro ragazzo, contattate Maria perché è davvero una ragazza in gamba. Poi diciamo che sul blog trovate anche delle foto dove vi è lei in primo piano. Inoltre, se andate a verificare un po' il blog, oltre alle sezioni ci sono anche dei commenti più che positivi, e questo quindi non può che dare ancora più merito ad una persona che sicuramente con diverse difficoltà è riuscita nel corso di questi 30 anni a portare avanti una passione che sicuramente spero per lei ne sia uno stile di vita molto in maniera lungimirante. Beh, io so che Maria in realtà ha anche un altro sogno, che lei che mi conosce e che l'ho sentito da lei lo sa. Spero vivamente che possa realizzarlo. Quindi, di nuovo, e concludo qui, vi invito
Anche se avete voglia di fare un regalino, che sia ai vostri genitori oppure a che vi posso dire, anche ad un amico, non per forza sia la fidanzata o fidanzato, affidatevi a questa persona perché, ripeto, anche per il fatto che io ho visto con i miei occhi le sue opere d'arte sul blog, ne potete vedere tante nelle varie sezioni. Quindi, Maria, un nome, una garanzia, non giusto per dire, ma è la verità. Quindi, cara Maria, ti auguro tutto il meglio per la tua passione. Inoltre, vi ricordo, appunto, domani non perdetevi il post che pubblicherò sul mio profilo Facebook dedicato al mio compleanno 26 bis. Ed inoltre arriverà il video, sicuramente di primo mattino, dove io, insomma, vado un po' ad esprimere quello che un mio pensiero su quello che cerco già da me stesso per questo 26esimo anno di vita. Grazie a tutti, buon proseguimento nel mondo, anche se in questo momento viviamo una situazione difficile, però gente di spessore c'è sempre. Ed è meglio che sia così, e una persona come Maria è una di queste. Quindi, cari amici, rivolgetevi a Maria. Ripeto che è una pittrice grafica ed illustratrice. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao!